Salve a tutti ragazzi, un saluto dal Joker Nerazzurro. Allora, prima di iniziare vi invito subito a lasciare un like o un dislike, però l'importante è che ti iscrivi al canale, non me ne frega un cazzo, ok? Ma iscriviti al canale, mancano pochi iscritti per arrivare a 1140, iscriviti a questo cazzo di canale, facciamo crescere questo canale. Comunque ragazzi, è appena finita la partita. Fortunatamente, ringraziando qualcuno lassù, è arrivata la vittoria. Guardate, io nei primi minuti stavo iniziando veramente a bestemmiare, perché abbiamo creato, ma non si riusciva a buttarla dentro. Poi ci sono stati dei bei interventi da parte del loro portiere. Mai sentito nominare quel portiere lì. Comunque, si è veramente comportato bene. Però poi, fortunatamente, è arrivato il gol, un bel gol di Edin Dzeko, su un calcio d'angolo. E da lì ci siamo sbloccati. Però poi, nel secondo tempo, abbiamo pareggiato. Lì io dico che secondo me un portiere migliore poteva fare qualcosa di più. Sicuramente poteva fare veramente qualcosa di più. Perché è inutile che io continuo a dire che abbiamo un rincoglionito in porta. È inutile che continuiamo a dire che ogni santa e benedetta partita un gol, almeno un gol lo premiamo per colpa sua. Ragazzi, cioè io non voglio augurare che si faccia del male per togliersi dai coglioni, però poco ci manca, perché io non lo posso più vedere. È un portiere ridicolo, è un portiere indegno, un portiere di merda, insomma, è un portiere che non è portiere, è un portiere ma non è portiere. Comunque, quello che mi è piaciuto questa sera della squadra è stato l'approccio, la voglia di vincere, la voglia di continuare a cercare il gol e rifarsi dopo la brutta figura, soprattutto nel secondo tempo che c'è stato contro la Lazio, di rifarsi. Abbiamo vinto 3-1, che ci dà ancora speranze per passare il turno successivo. Devo dire veramente che però lo Sherry non era così scarso come si pensava, attenzione, perché loro è una squadra in gamba, erano belli impostati, soprattutto a centrocampo, e quando attaccavano, Dio, questa sera non è che hanno avuto chissà che cosa, non hanno creato chissà che cosa, però quando attaccavano ti dava sempre quell'impressione veramente che ti potevano fare del male, non lo so, mi dava sempre quell'impressione. Fortunatamente noi siamo riusciti a sbloccarci, loro hanno pareggiato sul calcio di punizione, dove abbiamo detto appunto che secondo me un portiere migliore poteva fare qualcosa di più. Dopo il loro gol abbiamo avuto ancora delle occasioni, fino a quando veramente poi è arrivato il gol di Vidal, poi per spaccare veramente, metterci una pietra sopra sulla partita, è arrivato il gol di De Vrij. E niente, mi sono piaciuti veramente tutti. Dumfries, sì, secondo me può ancora migliorare. Deve ancora veramente dimostrare quel ragazzo lì di che pasta è fatto. Mi è piaciuto Barella, mi è piaciuto Bastoni, che questa sera veramente spingeva, palla al piede, spingeva sulla corsia sinistra. Mi è piaciuto Di Marco, che si è impegnato, insomma, le sue prime apparizioni in Champions League, questa sera si è comportato bene. Mi è piaciuto Edin Dzeko, Lautaro, gli è mancato il gol. Ci ha provato veramente, e però il gol non è arrivato. Cioè lui, abbiamo avuto anche diverse occasioni dove ha preso traverse con Perry, cioè adesso non mi ricordo chi è l'altro che ha preso la traversa. Comunque ragazzi, l'importante è andare avanti con questa mentalità, perché si può sempre migliorare. Adesso testa al campionato, poi ci sarà il ritorno con lo Sheriff, dove dobbiamo per forza di cose fare punti. E poi da lì non bisogna mollare niente, soprattutto in questa competizione, perché io almeno spero di passare il turno quest'anno. È l'unica cosa che mi auguro. Poi gli ottavi
se si arriva agli ottavi si vedrà quello che succede. Comunque ragazzi, il video è finito, vi auguro una buona serata o una buona notte. Sempre Forza Inter, iscrivetevi al canale, lasciate un like, lasciate un dislike e un saluto dal Joker Nerazzurro.